Bene, ci sono tantissimi esercizi per quanto riguarda la respirazione. Ci siamo concentrati su alcune semplici tecniche e ovviamente avrai sentito anche tu un certo tipo di beneficio. Grazie alla respirazione e grazie al lavoro che stiamo facendo insieme, è importante lavorare per gradi. Quindi, prima fase, sapere come respiriamo, sapere che tipo di ossigenazione portiamo nei nostri polmoni, nella nostra vitalità. E magari potresti metterti una sveglia, la sveglia del respiro. Tre sveglie durante il giorno, dove potrai mettere anche lì un suono specifico che ti aiuterà a capire che in quel momento è necessario respirare. Sì, è una cosa semplice, ma è davvero importante e vitale per tutti noi. Quando respiriamo in modo corretto, la nostra vita cambia in modo naturale. Le tensioni si rilasciano. Le emozioni si dissolvono e entriamo più velocemente in uno stato interiore. Ricordiamoci sempre che se abbiamo uno stato importante, abbiamo anche un impatto differente nella nostra vita e nella vita degli altri. Oggi lavoriamo su un altro esercizio che magari sicuramente conoscerai attraverso i miei video di meditazione, che è un esercizio legato alla centratura. È un esercizio da utilizzare tutte quelle volte che hai bisogno di essere pronto, reattivo. Non solo come sfida verso la vita, perché la vita va vissuta, la vita non è una sfida, ma magari ci sono dei momenti che dobbiamo affrontare qualcosa di impattante, un colloquio, un nuovo incontro, una nuova attività, o magari fare un video o parlare in pubblico, oppure dobbiamo affrontare semplicemente degli ostacoli e dobbiamo avere uno strumento per essere esattamente centrati. Allora, devi immaginare di avere davanti a te una quercia possente, robusta, ma nello stesso tempo ha dei rami flessibili, delle foglie verdi brillanti e vedi, o intravedi, delle radici che entrano nella terra, delle radici ormai che si sono formate da tempo. Ora ti chiedo di fare questo esercizio, di immaginare di entrare dentro quella quercia, è la tua quercia, ok? Di entrarci dentro, se vuoi puoi vederla davanti a te ed entrarci. Facendo anche un passo fisicamente o due passi in base a dove la vedi davanti a te, o a sinistra, a destra, deciderai tu dove avere questa quercia, ma quando ci entri, l'importante è che chiudi gli occhi e immagini che dai tuoi piedi ci siano delle radici che entrano rapidamente nel centro della terra e prendono tutta quell'energia, quella vitalità che è radicata nella terra e porti dentro di te questa energia fino al centro del tuo ombelico. L'altra fase è immaginare che dalla parte alta del tuo corpo, le braccia, le mani, i tuoi capelli, iniziano a entrare in sintonia con i rami e le foglie. E immaginare che attraverso i rami e le foglie prendi l'energia dal sole, dalla luce del sole. Occhi chiusi, puoi farlo adesso. Entra nella quercia, immagina che i tuoi piedi entrano in profondità nel centro della terra, porta questa energia al centro del tuo stomaco, all'altezza dell'ombelico, e immagina che poi dall'alto, dalle braccia, dai capelli, da tutte quelle varie cellule che sono dalla parte alta della tua testa, si vanno a innescare, a integrare nei rami, nelle foglie, e prendi tutta questa energia dal cielo e la porti dentro di te, riportandola nel centro del tuo stomaco, sempre all'altezza dell'ombelico, e visualizzando che nel centro del tuo stomaco ci sia una sfera luminosa che ti porta luce, ti porta forza, ti porta vitalità, ti porta nuova energia e la espandi, la espandi, la espandi, la espandi. La puoi sentire anche tra le tue mani questa energia. Ci puoi giocare come se fosse una sfera luminosa e poi la riporti dentro nel tuo corpo e la espandi a destra e a sinistra e intanto ti senti completamente radicato. Ora immagina che attraverso questo radicamento, attraverso questo esercizio, stai parlando in pubblico, stai parlando con delle persone, stai facendo una coreografia su un palco, oppure stai camminando sicuro e sicura di te, oppure stai parlando con delle persone e stai esprimendo dei concetti precisi a quelle persone che vuoi indicare quello che è legato al tuo pensiero, alle tue idee. Fammi sapere com'è questo esercizio, se già lo conoscevi. E se lo pratichi e se lo utilizzi quando ne hai bisogno. Fai pratica e fammi sapere qui sotto cosa hai trovato come beneficio attraverso questo esercizio.